Cari lettori di Città dell'Infanzia, bentrovati. Sono la dottoressa Vanna di Lernia, il copy di Città dell'Infanzia, umilissima redattrice, nonché praticante giornalista presso la stessa rivista. Ogni giorno mi occupo di parole e ogni giorno scopro nuova forza e nuova potenza che le parole racchiudono. Quest'oggi, qui con voi, vorrei approfondire il significato di una parola in questo momento storico abusata e mal interpretata. Tale parola è consapevolezza. Consapevolezza è un sostantivo derivato da un verbo, dal verbo sapere, avente il prefisso con. Se dovessimo ricercare i sinonimi di tale parola, sicuramente troveremmo coscienza, cognizione, nonché conoscenza. Conduco una ricerca etimologica della parola proprio perché la consapevolezza non è altro che il risultato faticoso, ricercato e non del tutto scontato della trasformazione della realtà oggettiva effettuata dalla parte interiore, dalla parte profonda di ognuno di noi, dalla coscienza di ognuno di noi. Essere consapevole significa riuscire a filtrare, riuscire a setacciare le informazioni che giungono dall'esterno attraverso lo strumento dell'universo dei nostri valori, dell'universo della nostra morale, della nostra etica. Questo per dirvi cosa? Che l'informazione è fondamentale, è necessaria. In questo momento storico abbiamo sete di recuperare notizie dal mondo ed è giusto e sacrosanto. Però dobbiamo imparare a non farci schiacciare dai dati, dalle percentuali, dai numeri che molto spesso razionalmente non riusciamo a comprendere e che annientano inesorabilmente la speranza. Dobbiamo imparare a diventare consapevoli, ovvero a diventare abili fruitori dell'informazione e di conseguenza, di riflesso direi, diventare riverbero positivo per una sana informazione. Che non è informazione della paura, non è informazione del terrore, bensì è informazione pulita, è informazione sana. Così facendo, credetemi, le notizie che giungeranno dall'esterno, le notizie dal mondo, l'informazione che andremo a dedurre attraverso il web, attraverso i TG, i giornali, non sarà un'informazione approssimata, superficiale. Diventerà un'informazione autentica, perché sarà un'informazione metabolizzata, ragionata, non solo con la mente, ma anche con la parte più profonda e più vera di noi, la nostra coscienza. Sulla scia che ci conduce verso la consapevolezza, anche il verbo sorridere acquisirà sicuramente un'accezione più significativa e più completa. Ingloberà l'accezione di vita, l'accezione di possibilità, l'accezione di speranza. E quindi sorridi e passerà. A presto.